bianco e l'odore del tempo che va. Francesco Samuele Venuti, il dottor Malatesta, amico di Don Pasquale e amicissimo di Ernesto. Certamente Malatesta è amico sia di Don Pasquale che di Ernesto, come infatti viene indicato nel libretto, ma amicissimo di Ernesto, in quanto appunto tutta l'intera vicenda, tutto il piano escogitato da Malatesta e Norina punta a favorire Ernesto, appunto la nascita di questa nuova coppia, senza però mai mancare rispetto a Don Pasquale, nel senso che Malatesta durante l'opera si assicura sempre che il piano sì vada a buon fine, ma a cura, a premura comunque di Don Pasquale, perché è comunque un suo amico fraterno, seppur durante il piano venga considerato l'uomo da raggirare, appunto da convincere poi a far sposare Norina ad Ernesto, comunque è sempre tenuto di buon occhio da Malatesta in quanto amico anch'esso, ecco. Malatesta è un baritono che ricorda il bel core di Elisir d'Amore, ma anche il Dandini di Cenerentola. Per quanto riguarda il bel core, sicuramente l'autore è lo stesso, quindi la mano che ha scritto entrambi i ruoli è la stessa, e si accomuna a questo ruolo per quanto riguarda le frasi lunghe, dispiegate, il bel canto, appunto a cominciare dalla prima sua frase cantabile, cioè dall'aria, frasi lunghe, legate, dispiegate. E questo è per quanto riguarda il richiamo a bel core. Invece per quanto riguarda Dandini, effettivamente, seppur riguardo Dandini si cambia l'autore, può richiamare Rossini, la scrittura di Malatesta, per esempio, per quanto riguarda la frase con più agilità, si potrebbe dire, dell'opera, ossia la famosa «Ah, figliol, non mi far scene», piena di agilità, veloce, tant'è che è uno dei punti un po', diciamo, critici dell'insieme scena-orchestra, perché è appunto un punto molto veloce e soprattutto staccato, potremmo dire, distaccato dal resto della scrittura dell'opera. Ma ci sono altre agilità anche appunto nel duetto Malatesta-Norina, diverse agilità in entrambe le linee di canto, e questo richiama molto Rossini, seppur richieda un'esecuzione differente, trattandosi di due autori diversi.